Signore e signori, benvenuti presso l'Hotel Incontrada San Tommaso. E questo è il terzo incontro con la cittadinanza per quello che riguarda il numero 1 insieme per Perano e il candidato sindaco. E siamo qui stasera contro il freddo, contro altre corso fuori e dentro il nostro comune, e questo ci fa molto piacere perché capiamo che questo ardore, questo che registriamo nelle vostre case si conferma anche nelle pubbliche manifestazioni. Siamo qui a San Tommaso, una contrada che fa da riferimento a diverse altre contrade satellite qui vicino a San Tommaso. Quindi abbiamo una continuità territoriale che oramai è consolidata nella storia del nostro paese e che dobbiamo sicuramente per questa zona avere una visione d'insieme. Infatti proprio parlando con i cittadini, parlando con voi, abbiamo notato che molti problemi sono ricorrenti, problemi che lascerò alla trattazione dei miei amici di lista che vi voglio ripresentare. Questa volta in un ordine proprio di collocazione sul tavolo, appunto per evitare al nostro grande cameraman Nicola di fare dei passaggi da una parte all'altra. Allora vi presento subito, così ci alziamo pure volta per volta, Carlo Liborio Ciovilli. Nicola Saverio Di Risio. Concetta Catenacci, Ilenia Vitelli, Josephine Di Paolo, il candidato sindaco Domenico Pellicciotta, Ilaria Pellicciotta, Alessandro Carbonetta, Enzo Pasquini e Camillo il Picciatore. Ecco, vedete, questi applausi ci fanno veramente tremare l'anima, proprio c'è un calore bellissimo che noi registriamo e che ci dà quella benzina necessaria appunto per concludere con entusiasmo questa campagna elettorale e per proiettarci già da ora nei primi giorni di attività amministrativa, perché veramente siamo certi, siamo sicuri che questo entusiasmo vostro e della gente che ci sta avvicinando ci porterà in trionfo il 25 di maggio. Io volevo fare due passaggi appunto qui sul Corso San Tommaso. Si concentrano alcune problematiche legate anche e soprattutto a quello che è la questione dei rifiuti. È una zona di transito, quindi il fatto che purtroppo non arriva con puntualità, anzi non arriva per niente la raccolta differenziata porta a porta, che se non sbaglio da qualche promessa oggi doveva essere il giorno dell'affidamento del servizio. Oggi abbiamo passato diverse ore a guardare il portale internet del Comune di Perano, purtroppo questo affidamento non è arrivato. Quindi dobbiamo aspettare ancora forse qualche giorno, io me lo auguro, ma a questo punto la parte operativa del porta a porta sarà tra qualche settimana, quando Insieme per Perano diventerà la forza di governo. E quindi da quel momento in poi potremo fare finalmente questa fotografia. Questa l'ho presa a Guardia Greve, un comune che è più grande di Perano, però sta avanti con questo principio e è stato un comune ispiratore anche per i paesi vicino come Archi, Altino ed altri comuni limitrofi. Allora, io vi dico, se si riesce a fare il porta a porta, eviteremo questo fenomeno di permettere ad altri residenti di altri comuni di lasciare i loro rifiuti in più sul nostro territorio. Purtroppo vediamo
I cassonetti che sono presenti sul territorio sono alle prime ore, diciamo, della raccolta, sono già pieni. Io ho fatto una piccola ispezione per quanto riguarda uno degli ultimi documenti dell'amministrazione che si appresta a lasciare il municipio, e la relazione di fine mandato, e ho scoperto, tra l'altro senza grande sorpresa, che il costo di questo servizio, cioè quello che l'ente paga al consorzio per quanto riguarda il costo pro capite, cioè per il costo che coinvolge ognuno di noi, dal 2009, quando Giovannino Giordano ha lasciato il comune, da i 95,99 euro pro capite è passato ai 159,15. Quindi se qualcuno ci dice che le tasse a Perano stanno diminuendo, i costi li stiamo continuando a pagare molto molto più di 15 anni fa, e questo graverà su tutti noi, sta già gravando su tutti noi. Quindi è bene che appunto, ecco, un altro amico oggi mi ha passato una vignetta, è bellissima questa qui, e ve la faccio vedere, purtroppo non so se il nostro camera non riesce a metterla a fuoco. C'è il personaggio qui vicino a me, dice che dopo il voto taglia le tasse. Lui gli risponde: digli che lo votiamo dopo le elezioni. Detto questo, che alle fantomatiche poi diffide che abbiamo subito, noi abbiamo risposto con una lettera semplice. Abbiamo preso con tanta simpatia questo atto, però a questo documento, a cui i quattro consiglieri di minoranza, io, Ilenia, Nicola e Pino, abbiamo risposto, ecco, non è seguito nessun accadimento. Quindi, cioè, noi non ci mettiamo paura, mai, anzi, più si cerca di metterci paura, più prendiamo coraggio, e questo soprattutto lo vediamo in mezzo a voi, perché queste molte famiglie, le nostre famiglie, le vostre famiglie, a questi atti inconsueti, guardate, non c'è bisogno di fare pressione, perché oggi, 16 maggio, l'elettorato si è già orientato fortemente, ci sta chiedendo: guardate, concludete per bene questa campagna elettorale e mettetevi subito a disposizione per governare Perano. Io passo subito la parola alle persone della lista che parleranno questa sera. Voglio fare un'altra raccomandazione, perché quando si è disperati si cerca di fare tutto. Io chiedo ai miei compagni di alzarsi, di mostrare il loro facsimile della scheda elettorale. Ecco, avrete una scheda di questo colore, ok? È semplice, non ci sono altri modi per votare o per far vincere la lista numero uno. Basta barrare il simbolo e scrivere la preferenza del candidato che preferite. E basta! Bene, allora, mi hanno chiesto di essere un po' più soft, spero di esserlo stato. E passo con tanto affetto la persona che veramente mi ha dato una carica enorme, un coraggio da leoni, è una mamma, è una donna, è Concetta Catenacci. Grazie Gisco, buonasera a tutti. A quanto vedo siamo sempre più numerosi. Siamo qui stasera per rinnovarvi il nostro invito a poter darci una mano, a poterci aiutare per risolvere alcuni problemi. Vi volevo dire, noi abbiamo fatto un programma, come avete visto ci sono tanti obiettivi da raggiungere. Certo, non abbiamo una bacchetta magica che si può usare per risolvere tutti insieme, ma poco a poco, con l'aiuto di voi, promettiamo che lo faremo insieme e ci riusciremo. Ci sono problemi da risolvere in modo più necessari, come per esempio la scuola di Perano, che negli ultimi giorni ci sta la notizia
che potrebbe essere chiusa. Questo non deve accadere. La scuola di Perano per noi è la nostra storia, la nostra istituzione, quindi noi lo difenderemo con unghie e denti per potercela tenere. Un altro problema che dobbiamo risolvere immediatamente, secondo me, anche la viabilità che ha il nostro paese. Io abito in Contrada Impicciaturo e vivo tutto il giorno il pericolo che c'è di missione dalla Contrada Impicciaturo a Contrada Quadroni. Quella curva là non è stato mai fatto niente per poter levare il pericolo che incombe su un pedone. Io tutti i giorni mi trovo fuori casa e vedo che qualche persona viene giù dall'Impicciaturo. Arriva a quella curva e è spaventata per immettersi. Ma cosa ci vuole? Fare un pezzettino di marciapiede affinché la persona possa girare l'angolo e non trovarsi in pericolo. Questo è un problema che dovremo anche risolvere. E ovviamente, oltre lì, dovremo fare anche dei marciapiedi. Far sì che le persone, specialmente gli anziani, si possano muovere liberamente nel proprio paese. Perché ci sono tante attività che un giorno una signora doveva andare a acqua e sapone, io mi trovo là, l'ho accompagnato fino alla curva laggiù, perché ho paura, perché è pericoloso. Quindi questo è un problema da risolvere immediatamente. Poi che dire? Un'altra carenza che vedo nel nostro comune in questi ultimi anni è proprio riguardante al sociale. Io vorrei tanto che noi amministratori un giorno potremmo parlare con tutti i cittadini. Dobbiamo aiutare i più bisognosi, gli anziani, i malati, stargli vicino. E noi amministratori lo dovremmo fare direttamente con le persone, aiutarli, dargli conforto. Portare una persona, una parola a una persona malata, gli possiamo ridare un sorriso che non ha più sulle labbra. Chiedere come sta, basta 5 minuti. Noi amministratori dovremmo fare questo, tutti insieme. Poi voglio dire, noi abbiamo fatto un programma basandoci sulle richieste che abbiamo avuto dalla gente nei nostri incontri, perché come si andava a parlare con qualcuno che viveva in quel posto, si chiedeva, ma io ho sto problema, ma io ho questo problema. Quindi i problemi ce l'hanno la gente, è solo che bisogna ascoltarli, bisogna incontrarli e vedere in che modo si possono risolvere. Io vorrei tanto che un giorno, se andremo noi al comando, qualche uno di voi che ha un problema ci chiama, che noi per esporlo e far del tutto insieme e vederlo di poterlo risolvere in un modo o in un altro, ma si deve risolvere. Non bisogna stare, cioè comandare per alcuni e non per tutti. Noi dobbiamo comandare per tutti. Io cercherò, vorrei tanto andare sul sociale, quindi prenderò quella strada, insomma, se l'avete capito voglio aiutare il sociale. Un'altra cosa voglio dire per concludere, quanto mi sono trovata queste persone qui a fianco a me, ho trovato davvero persone speciali, persone responsabili, motivati, ma proprio da fratelli. Si è instaurato un rapporto tra di noi di fratellanza proprio, di armonia. Andiamo d'accordissimo, io l'ho visto subito, l'ho vissuta a pelle subito, appena li ho conosciuti. Perché sono umili, persone così di tutti i giorni, modeste, la modestia, l'umiltà è quello che ci accomuna a tutti. E un'altra cosa ci accomuna, tre piccole parole, l'amore per Perano. Ciò è potuto accadere perché? Perché al nostro timone c'è una persona davvero responsabile, davvero pacata, temperata, ma soprattutto
molto molto educata, pellicciotta. Io vi ringrazio a tutti e speriamo di poter comandare tutti insieme un giorno a Perano e fare tante cose davvero per Perano. Salve. Bene, ecco, comincio a capire che noi, ecco, come dice Concetta, con semplicità, lei dice sempre umiltà, io dico semplicità, ci eravamo posti per essere l'alternativa, mi sto rendendo conto che siamo la scelta. A voi, Josephine Di Paolo. Buonasera a tutti, prima di tutto voglio ringraziarvi tutti. Solitamente non si comincia con il grazie, anzi il grazie è la parola che si dice alla fine, ma io voglio cominciare proprio dalla fine e ringraziarvi tutti non solo per essere qui questa sera, ma per come ci avete accolto tutti i giorni, cioè quando camminiamo per strada, in piazza, quando entriamo nelle vostre case. Io nelle vostre case sono entrata quasi in punta di piedi e voi invece mi avete spalancato le vostre porte, mi avete fatto sentire come a casa mia e mi avete aperto il vostro cuore e già dai vostri occhi quindi si è visto proprio la voglia di cambiare, quindi la voglia di insomma che i nostri sogni sono anche i vostri, quindi che sono appunto i sogni di tutti, insomma i sogni di tutti i peranesi. Scusate, sono un po' emozionata. In alcuni casi però, diciamo dai vostri occhi, è emerso la tristezza, diciamo la tristezza di chi in questi anni si è sentito abbandonato o comunque non considerato e quindi ha perso la fiducia in quella che in realtà dovrebbe essere una grande famiglia, perché appunto il comune dovrebbe essere considerata come una famiglia un po' allargata, dove noi siamo fratelli, madri, padri, dove appunto ascoltiamo i bisogni di tutti, ascoltiamo le vostre lamentele e perché no? Poi insomma litighiamo anche, insomma discutiamo anche e noi non possiamo e non dobbiamo rendere il comune e l'amministrazione comunale un qualcosa che invece che incute timore e il terrore, ma un luogo dove sentirsi a casa. Appunto il comune deve essere un po' la casa di tutti. Innanzitutto volevo ringraziare anche grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta, che hanno voluto che mi candidassi, quindi il mio quartiere e in particolar modo. Sono felice di essere qui e spero di riuscire insomma ad arrivare in comune con tutti gli altri miei amici e farmi portavoce per quelle che sono le vostre esigenze, le esigenze appunto di tutti, dato che negli ultimi anni, specialmente nel nostro quartiere, ci siamo sentiti così come per dire un po' trascurati. Certo, ci sentiamo ripetere ogni giorno che c'è la crisi, non ci sono i soldi, non si possono fare grandi opere, ma appunto venendo nelle vostre case non ci avete chiesto grandi opere, non ci avete chiesto opere mastodontiche, ma ci avete chiesto quelle che sono le opere di routine, di tutti i giorni, quelli che dovrebbe essere un diritto per tutti, è proprio quello che ci avete chiesto e non quello, diciamo, quelle opere che invece si fanno a 5, 10, 15 giorni prima delle elezioni, ma quelli che dovrebbero essere le opere che dovrebbero essere cominciate il giorno dopo le elezioni, il giorno dopo l'insediamento. Ad esempio è sotto gli occhi di tutti la necessità di mettere in sicurezza questo incrocio, quindi l'incrocio di Perano Stazione, per intenderci, uno dei punti nevralgici e strategici della viabilità del nostro paese ed è attorno al quale insorgono numerosissime imprese, numerosissime attività commerciali e queste attività commerciali sono importanti non solo per l'economia di Perano ma di tutta la Val di Sangro e quindi è importante assicurare sì la sicurezza dei cittadini perché l'incrocio è veramente pericoloso, ma anche assicurare appunto queste attività, quindi le esigenze economiche di queste appunto attività. Ci occuperemo appunto quindi della messa in sicurezza di questo incrocio e ci occuperemo anche della messa in sicurezza della viabilità stradale, in particolar modo mi riferisco al mio quartiere, quindi la strada che da Campo Sportivo va verso Barbetti e anche delle altre strade minori e quindi il taglio delle erbacce che devono essere fatte dappertutto, in tutte le strade, quindi non solo nella strada principale.
diciamo, riparare l'asfalto, dell'illuminazione. Io ricordo che gli ultimi pali dell'illuminazione sono stati posti sotto l'amministrazione di Domenico Pellicciotta a Orzono. E quindi ci rendiamo conto di cosa è stato fatto tutti quanti, o perlomeno in realtà di cosa non è stato fatto, insomma. Altro punto che mi sta a cuore è la riqualificazione dell'area antistante il campo sportivo, e ad oggi è in uno stato di degrado e di abbandono. C'è una recinzione, quella del campo sportivo, fatiscente, rifiuti appoggiati un po' ovunque, uno stabile, quello dell'ex edificio del scolastico, che era prima ricco di attività di vario genere. Ora molte di queste, per varie ragioni ancora non ben chiarite, sono andate via, e per questo ci impegneremo a dare un volto nuovo a quest'area, a questi luoghi. E non ci vogliono investimenti milionari, ma solo un po' di attenzione e fantasia. Basta veramente poco, ma a volte questo poco ci viene fatto pesare fino all'inverosimile. La nostra idea, come per la piazza incontrata Pugliesi, è quindi di creare un luogo di aggregazione. Ad esempio, per quest'area avevamo pensato di istituire un mercato, poi da vedere, insomma, da concordare se settimanale, insomma, in vedere. Però questa era la nostra idea. Io ricordo, e come me molti di voi ricorderanno, che nel campo sportivo molti anni fa si teneva una festa in estate, la festa della simpatia, dove molta gente veniva dai paesi limitrofi, anche non solo, quindi anche più lontano, e dove ci si divertiva tutti insieme, dove tutti quanti, chi più chi meno, dava una mano, come poteva. E noi vogliamo ricreare proprio quell'ambiente, proprio quell'area. Sia qui, quindi a Perano Stazione, sia negli altri luoghi di Perano, quindi in ogni contrada, nel capoluogo, come ad esempio nella villa comunale, che, come ricordava Domenico l'altra volta, è rimasta abbandonata per lungo tempo, quindi appunto riutilizzarla e fare le attività ricreative. Quindi ricreare appunto in qualsiasi luogo del nostro meraviglioso paese, dove la voglia di fare festa e divertirci ci ha sempre contraddistinto, ed è proprio questo che dobbiamo, insomma, far riemergere. Quindi importante sarà organizzare manifestazioni appunto nel capoluogo. E Perano infatti ha dimostrato di voler e saper organizzare. Infatti le ultime edizioni della festa padronale sono state contraddistinte da un ottimo motore organizzativo fatto di ragazzi, e che ha richiamato un gran numero di persone dai paesi limitrofi e non solo, ed è questo che noi vogliamo continuare a vedere, ed è questo che il comune dovrà sostenere con ogni mezzo e promuovere, perché questa è la Perano che ci piace. Io ho preso parte ad associazioni di volontariato e culturali volte a valorizzare il nostro territorio e la nostra Perano. In particolar modo, insieme ad un gruppo di ragazzi che ormai è diventato un gruppo di grandi amici, abbiamo messo su un circolo fotografico. Abbiamo cercato in vario modo stabilire una relazione con il comune, una collaborazione con il comune, per in vari episodi, in vario modo, ma diciamo che il nostro circolo non è stato considerato dal comune, il comune non l'ha considerato qualcosa di interessante, per cui valeva la pena pubblicizzare Perano, insomma, tramite il nostro circolo. E forse perché dal nostro circolo c'era poco da guadagnare, diciamo, in termini economici. Invece altre istituzioni della zona, altri comuni, sono stati loro a chiamarci e a volerci sostenere, e tramite questo siamo diventati, abbiamo fondato due concorsi internazionali che ci hanno fatto conoscere in tutta l'Italia, ma non solo, in tutto il mondo, e quindi abbiamo portato il nostro nome a farci conoscere appunto in tutto il mondo. E dobbiamo ringraziare ancora Domenico e Maria appunto dell'Hotel Val di Sangro, che ci ospitano qui tutte le settimane con il corso, e che ci ha permesso di ospitare anche ospiti internazionali, e quindi è diventato un po' il nostro orgoglio questo circolo. La nostra idea appunto è quella di dare spazio a tutte le attività culturali, a prescindere che sia da una parte o dall'altra, cioè questa suddivisione non deve proprio più esistere a Perano.
È importante quindi che per noi sarà preoccuparsi di far sviluppare tutte le forme di associazionismo, creare luoghi dove poter sviluppare questa attività e dove i ragazzi possano passare le ore dopo scuola, quindi una biblioteca, un luogo dove potersi riunire, dove poter dialogare e tenere incontri. La cultura quindi non ha un valore aggiunto che in tempo di crisi deve venire meno, ma anzi è qualcosa che costa poco ma ha un buon rendimento. È necessario iniziare un nuovo percorso, ci prenderemo cura del benessere, della salute e della qualità della vita delle persone. Con la vostra fiducia e il vostro sostegno raggiungeremo questi obiettivi con determinazione, e della determinazione proprio non ce ne manca, insomma. Per tutto questo voi avete in mano il futuro del nostro paese. Sarete voi a scegliere il 25 maggio con due semplici strumenti, la scheda elettorale e la matita per votare, e tracciando una X sul nostro simbolo, sul simbolo di Insieme per Perano, contraddistinto dai due colori tipici del Perano, quindi il verde e il giallo, non potete sbagliare, voi potrete cambiare il futuro di Perano. E è necessario quindi iniziare un nuovo percorso, e questo percorso comincia da oggi. Bene, tanta energia, tanta determinazione, e di energia ce ne vuole tanta. E io invito Domenico ad alzarsi, perché proprio mi sembra ieri stavamo insieme, io, tu, Josephine ed altri, lui mi ha fatto una domanda: ma rispetto alla campagna elettorale, che cosa avete, cosa senti di diverso? Beh, cioè, la prima parola è stata l'atmosfera, la seconda è che mi fanno male i piedi. Non ho mai camminato così tanto. Bene, adesso l'operazione di sintesi, fatta anche e soprattutto degli interventi da fare nella zona in cui parliamo, ma con riferimento in tutto il territorio comunale, la facciamo fare al nostro candidato sindaco, Domenico Pellicciotta. Grazie, grazie a tutti, ci fa molto piacere che siete sempre numerosi, questo ci incoraggia. Questo grazie anche a Domenico per averci ricevuto in questa sua struttura ricettiva. Allora, siamo giunti al terzo appuntamento pubblico della nostra campagna elettorale. Avevamo programmato tre incontri pubblici in corrispondenza dei tre seggi elettorali. Dopo il primo incontro a Contrada Quadroni per il seggio numero 3, abbiamo seguito poi l'incontro al capoluogo per il seggio numero 1 e qui stiamo in corrispondenza del seggio elettorale numero 2. E ci teniamo a precisare che noi non teniamo comizi, non facciamo comizi nel senso insegnato lato della parola. Non veniamo qua come politicanti che predicano, che parlano di cose al vento, utopistiche. Noi facciamo degli incontri, degli incontri e dei confronti con i cittadini. Noi siamo andati per le case della gente, vi abbiamo invitato personalmente, e in quell'occasione non abbiamo trovato tutti quanti, però comunque sia abbiamo avuto modo di conoscerli, di entrare nelle vostre case e abbiamo avuto modo di dialogare con voi, ci avete comunicato le vostre esigenze, le vostre opinioni, e questo ci è stato molto utile in questi tre incontri, non comizi, incontri, perché hanno consentito questi dialoghi di precisare meglio, di calibrare meglio il nostro programma amministrativo, per far sì che il programma della nostra lista fosse un programma a dimensione dei cittadini di Perano. Ed è per questo che noi riteniamo molto importante questi incontri pubblici. Abbiamo parlato dei vari aspetti del programma della nostra lista, non vogliamo essere ripetitivi o annoiarvi, e quindi vogliamo un attimino sintetizzare i punti principali. Allora, innanzitutto, la prima cosa che faremo, se verremo eletti, noi faremo una ricognizione sulle iniziative avviate dalla precedente amministrazione, con molta tranquillità, con molta trasparenza. Ci sembra molto importante la pratica relativa al PRG. Sappiamo che l'amministrazione comunale ha avviato una variante allo strumento urbanistico, la scelta è opinabile,
noi riteniamo che un piano regolatore approvato nel 2009 non debba essere modificato così in tempi così brevi, però nulla toglie che un'amministrazione ha questa possibilità. Vorrei trascurare la polemica sul costo di questa operazione, di questa variante, di cui abbiamo già parlato, e questa sera non vogliamo polemizzare. Abbiamo un PRG, non abbiamo notizie di questo PRG, non sappiamo se è stato presentato un progetto al comune, non sappiamo se è stata avviata la procedura di deposito al Genio Civile, se è stata avviata la procedura VAS. Non abbiamo notizie concrete, quindi la prima cosa che faremo, andremo a reperire questa documentazione, l'andremo ad aprire per mostrarvela e per anzi riaprire i termini di un dialogo, perché se si decide di fare una variante al PRG è importante che questa variante venga fatta nel rispetto delle esigenze dei peranesi. Allora noi vogliamo ripetere l'esperienza che noi abbiamo seguito quando abbiamo approvato l'attuale PRG vigente, cioè quello di fare un piano partecipato. Questo significa invitare con degli incontri pubblici che noi abbiamo fatto, quindi io non sto parlando di teoria, io parlo di un processo che noi abbiamo seguito. Allora inviteremo i cittadini al comune, faremo vedere il lavoro fatto e chiederemo ai cittadini se hanno bisogno di ulteriori modifiche, ulteriori esigenze. Faccio qualche esempio: noi girando per le case della gente, mentre qualche anno fa la richiesta principale era quella di richiedere nuove aree edificabili, adesso la gente piano piano comincia a chiedere di togliere aree edificabili, perché l'area edificabile con l'IMU, soprattutto con il valore del terreno a per anno, comincia a essere quasi una cambiale. Allora è importante questa operazione di trasparenza, di coinvolgimento della cittadinanza attraverso uno strumento che si chiama il piano partecipato. E questo è un primo punto delicato però importante. Quindi, tanto per precisare, noi non buttiamo al vento il lavoro fatto dalla precedente amministrazione, lo vogliamo semplicemente aprire e migliorare in base alle vostre esigenze, anche perché questo è il significato della variante del piano regolatore. Un secondo punto programmatico di cui abbiamo già parlato e un po' è stato accennato anche in precedenza da Josephine, il disagio dei cassonetti stracolmi di rifiuti. Questo è un problema molto importante e delicato. Premetto che la ditta che esegue i lavori di ritiro dei rifiuti esegue un lavoro egregio e va apprezzato per questo, però abbiamo un problema a Perano. Perano, e qui lo devo dire, non voglio essere cattivo a accusare la precedente amministrazione, ma devo dire, è stato commesso un errore amministrativo, perché quando gli altri comuni, tutti gli altri comuni del comprensorio, parlo di Archi, parlo di Atessa, Bertino, ma anche di altri comuni limitrofi, hanno aderito al progetto di raccolta differenziata porta a porta, però hanno commesso un grande errore a non aderire, perché avremmo oggi un servizio a un costo basso, perché quando si fa un servizio in forma consociata costa di meno, e non avremo il problema dei cassonetti stracolmi, perché quello che si sta verificando è che molti cittadini di comuni limitrofi, per evitare di perdere tempo nel fare la differenziata nei propri comuni, mettono tutto nei sacchi e vengono a conferire, a buttare sacchi di immondizia a Contrada Quadroni e qui a Perano Stazione, cioè nei punti limitrofi di confine con altri comuni. Questo ha comportato un danno ambientale, i punti di raccolta sono dei veri e propri detrattori ambientali, nonostante l'efficienza della ditta che raccoglie i rifiuti, ma ha comportato anche un danno economico, perché lo accennava Egisto prima, noi paghiamo un costo del servizio, allora il costo del servizio del comune si compone di due voci. La prima voce è quella del servizio raccolta, quindi del mezzo che passa a raccogliere l'immondizia, e la seconda voce lo smaltimento in discarica, e questa è una voce che dipende dal peso. Allora se prima noi portavamo 10 quintali alla settimana, faccio un esempio, e adesso ne portiamo 20, noi
noi tutti quanti noi per anno paghiamo il doppio e stiamo pagando i rifiuti di altri comuni, e questo è testimoniato dal documento che il GIST ha portato qua, che tra l'altro ha prodotto il comune, perché è obbligato a produrre una rendicontazione finanziaria. Allora, la prima cosa che dovremmo fare è il servizio di raccolta differenziata porta a porta, anche perché oltre che noi siamo intenzionati a farlo come volontà, come scelta, ma siamo anche obbligati a farlo per legge, quindi non è neanche solo la nostra volontà. Fare il porta a porta non significa, come diceva, non so se ironicamente Gisto, annunciare un manifesto, faccio il porta a porta o far vedere dei cassonetti. Fare il porta a porta è una cosa molto complicata e difficile. Occorre fare un progetto che tenga conto della realtà insediativa di Perano, perché un conto è fare il servizio, ad esempio, in un centro storico, c'è un tessuto sociale urbanistico particolare, un conto è farlo per le case sparse, un altro conto è farlo ad esempio per le contrade come Contrada Quadroni, Contrada San Tommaso o altre contrade. Allora va fatto un progetto, una programmazione, va fatta una informazione della cittadinanza, perché noi non la sappiamo fare. Noi pensiamo di saperla fare, ma non la sappiamo fare. Ci saranno i primi mesi di grande difficoltà, bisognerà istituire un ufficio capace di dare spiegazione quotidianamente alla gente. Un ufficio composto da dipendenti comunali, ma come accennava concettualmente Concetta, occorre che anche gli amministratori scendano in piazza e si diano da fare a spiegare, per far sì che il servizio possa funzionare. Detto in altre parole, il servizio di raccolta differenziata porta a porta è un lavoro serio che impegna l'amministrazione e gli uffici comunali. Noi comunque siamo pronti a compierlo. Facendo visita nelle vostre case, e questo è veramente l'aspetto più è impegnativo, perché veramente occorre molto tempo, però alla fine della giornata, per chi si candida, è gratificante essere entrati nelle case della gente, aver ascoltato la gente, magari non solo questioni amministrative, si parla anche di questioni personali e familiari, però è importante perché si tocca con mano quello che la gente vorrebbe dall'amministrazione. È una problematica che è emersa in questo comprensorio, soprattutto nelle zone di Barbetti, Sciorilli, Tramozzini, ma l'avevamo toccato pure un po' lungo Contrada Quadroni, anche San Tommaso, il lato valle della strada provinciale, e quello relativo alle inondazioni in concomitanza di particolari piogge intense. Noi abbiamo una mappa dettagliata, una casistica dettagliata dei vari punti critici. Allora, nel nostro programma noi abbiamo trattato questo argomento, io lo voglio riassumere qui. Occorre fare uno studio generale di questa problematica. Tra l'altro, i comuni sono obbligati a dotarsi di un piano di protezione civile. Ce l'avevamo pure noi, però sicuramente non adeguato. Io non so se adesso nel frattempo questo piano sia stato adeguato o meno. È importante ed è doveroso che ogni comune si doti di un piano di protezione civile che possa fronteggiare eventi quali sisma, movimenti franosi, dissesti idrogeologici, esondazioni. Ecco, per quanto riguarda quest'ultima parte, le esondazioni, è importante una cartografia, cioè censire, cartografare il drenaggio superficiale, e quando parlo di drenaggio superficiale mi riferisco ai fossi di scolo, ai canali di scolo. Un tempo i nostri padri sapevano ben gestire i canali di scolo. I contadini ci tenevano affinché i fossi, che delimitavano in genere le proprietà l'una dall'altra, venissero manutentate. Adesso non possiamo più affidarci al buon senso del contadino, adesso dobbiamo programmare l'efficienza di questa rete del drenaggio. Allora dobbiamo redigere una mappa del drenaggio superficiale, localizzare i punti critici e fare anche previsione, cioè dobbiamo riuscire a prevedere sulla base di questo studio, capire se piove un quantitativo di 5 mm in un giorno, che cosa mi può accadere e dove mi può accadere, se piove 10 mm in un giorno, che cosa mi può accadere e dove mi può accadere, e tutto questo ci servirà a fare
prevenzione, perché noi non dobbiamo intervenire con l'escavatore e chiamare le ditte quando succede qualcosa, perché poi il danno è superiore a quello che avremmo speso per fare prevenzione. E quindi quello che è contenuto in questo libretto, in questo programma amministrativo che io sto riassumendo, è di fare un programma di intervento di pulizia dei fossi, che sia un programma, un intervento sistematico, periodico, senza aspettare che gli stessi fossi vengano occlusi. Questo è un punto molto importante, perché abbiamo registrato da parte vostra delle lamentele forti. Ci troviamo per la stazione, io ci tengo a evidenziare l'esperienza di sindaco che ho fatto qualche tempo fa, e parlando di questa zona ricordo quando abbiamo realizzato insieme alla provincia di Chieti i marciapiedi. È stata un'opera molto importante per un centro urbano come per una stazione, importante per la riqualificazione urbanistica, per la sicurezza stradale, per le attività che vi insistono. Un altro intervento che abbiamo fatto insieme alla provincia, ricorderete la strada che scendendo la Perano si immette sulla provinciale, all'incrocio qui, era molto stretto perché vi era il relitto ferroviario ed era un imbuto molto stretto. Là collaboriamo con l'amministrazione provinciale e riuscimmo a fare un bivio molto ampio, quello che vediamo oggi. Adesso Josephine accennava un'altra questione, quella della strada che dal campo sportivo si immette alla provinciale. Anche qui si evidenzia una situazione di pericolo e va affrontata e studiata una soluzione che possa da una parte tutelare il pedone e l'autista che si immette sulla provinciale e nel contempo tenere conto delle esigenze delle case e delle attività in essere. Un altro intervento che voglio ricordare, che abbiamo realizzato qui, è relativo al campo sportivo. In poco tempo noi abbiamo dato risposta a un'esigenza molto sentita a Perano. Perano c'è una storia calcistica molto sentita, molto vissuta, al punto da portare la propria squadra in promozione. E in quella circostanza abbiamo evitato che la squadra andasse a giocare, come capitava in altri comuni, in altri stadi che avevano i requisiti idonei. Noi abbiamo provveduto subito, tempestivamente, a realizzare un nuovo campo sportivo con un nuovo spogliatoio con delle gradinate. Ci tengo a precisare che quando il Chieti è retrocesso in promozione e ha affrontato il campionato proprio nel girone del Perano, Perano è stato uno dei pochi comuni che è riuscito a ospitare il Chieti, in quanto, avendo una tifoseria molto focosa, necessitava la separazione degli spettatori. E allora Perano è l'unico stadio della zona che aveva gli spalti che avevamo realizzato noi e dall'altro lato c'erano gli spalti che abbiamo utilizzato in precedenza. E quindi questi esempi io li voglio riportare innanzitutto come bagaglio di esperienza a questo gruppo eccezionale, ma come esempio di tipo di approccio di attività amministrativa. Nessuno si poteva sognare che il Perano magari sarebbe andato in promozione. Tant'è vero che noi non avevamo messo nel programma amministrativo faremo lo stadio, faremo nuovi spogliatoi, faremo le gradinate. L'abbiamo fatto perché è nata una esigenza, cioè quella di soddisfare una passione calcistica storica del nostro paese, e l'abbiamo fronteggiata con immediatezza. E questo è lo spirito cui alludeva anche Concetta, cioè quello di stare attenti alle esigenze, di intervenire e lavorare per soddisfare le esigenze dei peranesi. È un lavoro a tutti gli effetti. Allora, con questo spirito a cui noi ci accingiamo a svolgere l'attività amministrativa, noi vogliamo prestare attenzione ad altri interventi che sono necessari in questa zona. Io dico nel seggio numero 2, ma intendo per una stazione, intendo Tramozzini, Contrada Pugliesi, Barbetti. E allora, innanzitutto, un'area importante è quella del campo sportivo, antistante il campo sportivo, e della struttura scolastica. È un'area
da tutti voi riconosciuta troppo spesso abbandonata a se stessa, è un'area che va riqualificata. Va riqualificata anche per gradi, perché noi non promettiamo opere subito, immediate, costose, va riqualificata anche per gradi. Allora già se si avvia il discorso del servizio raccolta rifiuti porta a porta, possiamo togliere i cassonetti, che sono un degrado ambientale e sanitario, e questo è un primo passo. Se consideriamo il muro che separa l'impianto sportivo, è tutto un muro fatiscente, va recuperato dal punto di vista architettonico per un inserimento urbanistico. La stessa area molto spaziosa che va dal campo sportivo alla struttura scolastica è un'area che va ridisegnata e riutilizzata in maniera più intelligente. Non vi è una segnaletica, niente, fino ad arrivare dall'altra parte alla scuola. Non solo la scuola, ma anche l'area attinente, la corte, la recinzione. Sappiamo da qualche manifesto messo qualche mese fa dall'amministratore comunale di una richiesta di finanziamento. Noi, se andremo al comune, la esamineremo, vedremo se è veramente fattibile, se è fattibile, se è idoneo per il nostro comune, noi lo porteremo avanti tranquillamente. Se non è un finanziamento fattibile, è soltanto fumo negli occhi, questo non lo sappiamo, noi comunque andremo avanti a intervenire, perché quell'edificio è rimasto troppo tempo abbandonato a se stesso, invece è un'area che potenzialmente va riqualificata. E come accennava Josephine, con lo stesso esempio della Villa Comunale, che è una struttura buona, ma è una struttura buona se viene utilizzata, quindi va rivitalizzata. E anche quell'area, l'idea su cui vogliamo lavorarci è quella di attivare un mercato, una fiera da valutare con i cittadini, con gli operatori, per vedere se sarà una fiera mensile, stagionale, però sarà sicuramente una iniziativa importante per ridare vita e sviluppo alla contrada. Un altro intervento che vogliamo fare è quello di continuare a fare marciapiedi, perché è rimasto un tratto intermedio tra Verano Stazione e Quadroni, e allora anche qui, coinvolgendo la provincia, ma anche se la provincia non dovesse collaborare, noi siamo fermamente intenzionati a continuare i marciapiedi, perché nel frattempo lo sviluppo edilizio, anche se lentamente, ma è andato avanti, ci sono delle attività, e le attività hanno bisogno di infrastrutture. Dobbiamo pensare che chi ha le attività non è che deve pagare solo le tasse, deve anche ricevere dei servizi dal comune. E allora non ci poniamo dietro le scusanti della provincia, noi comunque quel tratto di marciapiede lo realizzeremo, anche per eliminare un pericolo da curva in picciaturo di cui si è fatto portavoce questa sera con Certa. Allora, infine, un altro intervento non faraonico, però utilissimo, è quello relativo alla realizzazione di una piazzetta in contrada Pugliesi. E qui mi sento di poter parlare anche con una certa sicurezza e padronanza sia dei mezzi sia dal punto di vista temporale dell'esecuzione dell'opera, perché stiamo parlando di uno spazio utilissimo. La cosa più importante in una contrada è creare uno spazio pubblico che possa essere uno spazio di ritrovo per bambini, uno spazio ricreativo per attività, per manifestazioni, e in genere è sempre molto difficile individuare quest'area perché si va sempre a invadere la proprietà privata. In quel caso è tutto facile, perché è già, dal punto di vista urbanistico e fisico, è già predisposta l'area ad accogliere una piazza, perché vi è proprio una disposizione delle case intorno a quest'area, vi è un piano regolatore approvato, quello che abbiamo approvato noi, che prevede una destinazione pubblica, e quindi sappiamo che i costi non saranno eccessivi, e quindi su questo possiamo prendere un impegno serio di realizzare quest'opera, che darà sicuramente una riqualificazione alla contrada, ma comunque un'opportunità anche di socializzazione, tra l'altro una contrada anche molto attiva sotto questo punto di vista. Quando si parla di programmi amministrativi in genere si parla di opere, di interventi. Io invece, insieme ai miei amici, noi ci teniamo a parlare anche di altri aspetti. Un aspetto di forte attualità è la tassazione. Sappiamo che
il comune è costretto a tassare i propri cittadini sempre di più, perché lo Stato vuole questo, perché lo Stato demanda al comune, all'ente locale, questo onere. Allora noi semplicemente vogliamo dire che sulla tassazione degli immobili, e mi riferisco ai terreni, alle superfici abitabili, commerciali, dobbiamo avere molto tanto buonsenso e tanto rispetto della proprietà privata. Dobbiamo prevedere tutte le riduzioni possibili. Innanzitutto noi riteniamo eccessiva la stima dei terreni qua per anno, pari a 50 euro al metro quadro. Lo riteniamo eccessivo perché non è questo il mercato a per anno, non ci dice questo, e anche perché i comuni limitrofi hanno un valore più basso, e quindi su questo noi vorremmo rivedere qualcosa, perché è chiaro che più vale il terreno più si paga l'IMU, e questo ci sembra poco rispettoso della proprietà privata del peranese. Riteniamo che sia ingiusto che un'abitazione abitata dal proprio figlio sia assimilata a seconda casa, privandolo delle detrazioni fiscali e privandolo anche delle aliquote più basse che invece sono previste per la prima casa. Allora qui vogliamo prevedere un regolamento che appunto consideri l'abitazione abitata dal proprio figlio prima casa, con tutti i vantaggi fiscali. Noi vogliamo prestare particolare attenzione alle superfici commerciali e artigianali. Questo è un tema molto importante. Noi non dobbiamo pensare che laddove ci sia un'attività commerciale, artigianale, allora c'è un grande reddito. Non funziona così. Oggigiorno, da alcuni anni e anche nei prossimi anni, le attività in proprio commerciali e artigianali stanno passando e passeranno un momento molto delicato. Noi abbiamo la fortuna però di avere una classe imprenditoriale, riferendomi alle attività commerciali, artigianali di qualsiasi genere, in gamba, che stanno tenendo duro, e l'amministrazione deve essere vicino a questa classe imprenditoriale, e quindi quando si arriva a tassare le superfici commerciali in ordine ad esempio alla tassa rifiuti, dobbiamo avere tutte le accortezze di questo mondo per evitare tassazioni eccessive che possono compromettere anche le attività, fino anche a parlare, a dialogare con i rappresentanti delle classi imprenditoriali, perché dobbiamo collaborare su tutto, anche sulla imposizione fiscale. Noi, per poter riuscire a contenere la pressione fiscale comunale, dobbiamo ridurre la spesa, dobbiamo stare attenti a spendere, dobbiamo spendere come spende un genitore nella propria famiglia, avere rispetto dei soldi, fare il passo che si può fare. E dobbiamo anche spendere meno e dare anche il buon esempio, noi, ma non solo l'esempio, anche portare un beneficio concreto. Allora noi ancora una volta lo dichiariamo, rinunciamo alle nostre indennità, quella del sindaco, degli assessori, dei consiglieri del gruppo di maggioranza, rinunciamo a queste indennità, e con queste indennità noi vogliamo investire nel nostro territorio, nella manutenzione degli spazi pubblici e delle strade, nella incentivazione delle attività ricreative, culturali, sociali, sportive, perché per anno ci sono tante attività in essere e vanno incentivate. Un altro settore di intervento, di finanziamento, è quello relativo alla scuola, a cui teniamo tantissimo. Si accennava prima al problema della scuola, allora una premessa che voglio fare: vorrei un attimino scansare questo problema dalla campagna elettorale, quindi l'amministrazione uscente, lo dico pubblicamente, non ha nessuna responsabilità. C'è un problema della scuola che riguarda purtroppo una legge, un DPR se non ricordo male. Io ho avuto modo di parlare mercoledì con la preside, ho tutto il diritto di farlo perché sono candidato alla carica di sindaco, si vota il 25 di maggio, sono anche padre di due bambini che frequentano la scuola a Perano, ho parlato insieme ad alcuni genitori, a rappresentanti di classe, di istituto, abbiamo avuto un incontro a Tonnareccio con la preside che ci ha illustrato la documentazione, e la documentazione ci dice che questo DPR, in base a questo DPR, la prima classe, la prima media per anno non si può ricostituire. L'ufficio provinciale, scolastico provinciale, ha già dato questa sentenza.
Allora, a fronte di questa situazione, lo ripeto ancora una volta, non c'entra adesso la campagna elettorale, abbiamo solo una strada, quella di combattere tutti quanti insieme questa battaglia. Abbiamo dei mezzi, adesso non è il caso di parlarne, perché purtroppo non di tutto si può parlare in pubblica sede, anche perché ci sono le televisioni che ci perseguitano, ma dobbiamo intervenire. La prima cosa da fare è un documento da parte del Comune per mettere in essere tutte quelle argomentazioni. La prima è che Verano non è un comune di 200-300 abitanti, che non ha abitanti, non ha bambini. Verano è un comune di 1700 abitanti, sta nella Val di Sangro, in un punto di grande sviluppo. Se capita delle annualità in cui c'è un numero basso di bambini, questo non deve essere una occasione per perdere una classe, perché poi se ne perde un'altra e poi si perde la scuola e si perde l'unica risorsa vera del nostro comune, di ogni piccolo comune. E quindi l'invito che noi facciamo è di combattere tutti insieme. Abbiamo buone armi da mettere in campo, però non possiamo perdere tempo. Non è vero che possiamo stare tranquilli, bisogna intervenire subito. Abbiamo toccato con mano la documentazione che è stata prodotta da il preside di Tornareccia e l'ufficio scolastico provinciale. Il nostro programma amministrativo, noi puntiamo a un obiettivo ambizioso e riteniamo di grande importanza per Perano. È un intervento a costo zero, perché noi vogliamo dare semplicemente a Perano un'amministrazione che sappia usare il linguaggio della gente comune. Noi vogliamo dare un'amministrazione che sia disponibile sia prima delle votazioni sia dopo, anche per non incorrere in queste scenette. Noi vogliamo dare vita a un'amministrazione umile, come diceva Concetta, e volenterosa, che possa ricreare un clima sociale di collaborazione tra tutti i cittadini, perché solo così può ripartire una crescita sociale, una crescita culturale ed economica di Perano. Per questo, per questi motivi, il 25 di maggio, che ormai è arrivato, noi vi chiediamo di votare la lista numero 1, che è questa lista, quella che vedete, e come parla adesso, parlerà anche dopo. Grazie.